La guerra in Ucraina, vista da padre Giulio Albanese e da Carlo Caracciolo, ovviamente chi parla si chiama Serafino Massoni, eccolo qua, Serafino Massoni, Comunque il titolo del video dovrebbe essere La guerra in Ucraina vista da padre Giulio Albanese e da Lucio Caracciolo. È la grande vetrina di YouTube che mi offre le primizie. Questa volta la grande vetrina di YouTube mi ha offerto un recentissimo video intitolato Tutto un altro mondo, incontro con Lucio Caracciolo, diocesi di Roma. E il presentatore è padre Giulio Albanese, direttore dell'Ufficio per la cooperazione missionaria tra le chiese della diocesi di Roma. Qua parla questo signore, padre Giulio Albanese, poi parla anche Lucio Caracciolo. Lucio Caracciolo è una vecchia conoscenza di Serafino Massoni, perché Lucio Caracciolo ha la caratteristica di fare delle profezie e di sbagliarle tutte, ciononostante è chiamato in tutti i talk show televisivi, ciononostante, vero Lucio Caracciolo? Ti ricordi Lucio Caracciolo quando dopo il 24 febbraio 2022, quando iniziò la guerra in Ucraina, tu dissi che Putin l'aveva già persa la guerra, perché gli oligarchi del Cremlino avevano deciso di metterlo da parte Putin, che dava i segni di follia. Gli oligarchi del Cremlino avrebbero preso Putin, l'avrebbero messo in pensione, te lo ricordi? Eccetera, eccetera, eccetera. Beh, e allora, sì, in questo bellissimo video che mi è stato offerto dalla grande vetrina di YouTube, appunto, Lucio Caracciolo torna sulla guerra in Ucraina, accompagnato da padre Giulio Albanese. Giulio Albanese, io non sapevo che esistesse Giulio Albanese, va bene, è la prima volta che lo sento parlare. Padre Giulio Albanese, un cattolico, un cristiano cattolico molto importante. Allora, io vorrei ricordare a padre Giulio Albanese, però, che Papa Francesco, che sta sopra, gerarchicamente, Papa Francesco sta sopra, padre Giulio Albanese sta sopra, è il capo della Chiesa Cattolica. Papa Francesco ha detto che Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina perché la NATO, l'Alleanza Atlantica, andava ad abbaiare ai confini della Russia. Ti dà fastidio un cane che abbaia sotto le tue finestre, capito? Ti dà fastidio. Si dice che anche abbaia non morde, però anche abbaia dà fastidio, specialmente se latra in continuazione, capito? Padre Giulio Albanese, l'ha detto Papa Francesco, Papa Francesco disse agli esordi che Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina perché la NATO, l'Alleanza Atlantica, andava ad abbaiare sotto le finestre della Russia, capito? Circa Lucio Caracciolo, l'ho detto prima, è un profeta che le sbaglia tutte le profezie. Quanto ho parlato pure delle malattie di Vladimir Putin, mica solo lui, tutti a parlare delle malattie di Vladimir Putin. All'inizio della guerra Putin doveva avere tutte le malattie, tutte, 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 tutte. Vabbè, ma vedi un po'. Padre Giulio Albanese, perché c'è di mezzo, c'è la guerra in Ucraina, però c'è di mezzo pure, adesso c'è, diciamo, un'altra guerra in Medio Oriente tra lo Stato di Israele,
abitato da ebrei e le zone lì, Cisgiordania, soprattutto la striscia di Gaza abitate dai palestinesi, c'è una guerra. Vogliamo parlare pure di questa faccenda qua, della guerra che c'è tra i palestinesi di Hamas e gli ebrei di Benjamin Netanyahu? Vogliamo parlare? È brutto, eh? Io ci ho detto che a Gaza, la striscia di Gaza è un inferno, è l'inferno. Sì, ma perché esiste questo inferno? Perché esiste questo inferno? Perché esiste un inferno nella striscia di Gaza? Perché c'è stata la Shoah? Padre Giulio Albanese, la Shoah. Lo sai cos'è la Shoah, vero? 6 milioni di ebrei, 6 milioni di ebrei mandati nei lager, poi nelle camere a gas e poi nei forni crematori. Eh sì, ma la Shoah dove è avvenuta? Vogliamo dirlo, Giulio Albanese, che la Shoah è avvenuta nell'Europa cristiana? Nell'Europa cristiana? L'Europa cristiana. La Shoah è stata fatta in Italia, le leggi contro gli ebrei del 1938. L'Italia era cristiana, no? Era cristiana l'Italia, sì o no? No, non era cristiana l'Italia del Benito Mussolini. È stata fatta in Austria, l'Austria era cristiana. La Shoah è stata fatta in Germania, la Germania era cristiana. È stata fatta pure in Francia, la Francia era Vichy, la Francia era cristiana. Belgio, Olanda, Romania, in Ungheria, Bologna, cristiana, Bielorussia, cristiana, la Russia, eppure in Russia è stata fatta la Shoah, perché c'è andata la Wehrmacht, è stato. L'Europa cristiana è stata fatta la Shoah. Se non si faceva la Shoah, non nasceva neanche lo Stato di Israele. Lo Stato di Israele è sorto dopo la Shoah, è sorto dopo nel 48. La Shoah è finita nel 45. Però dopo il 45, con la fine della Shoah, gli ebrei hanno detto: mo basta, qua ci hanno ammazzati 6 milioni, 6 milioni. Nelle camere a gas, nei forni crematori, 6 milioni. Adesso noi che non siamo morti, andiamo là, in Palestina, nella Giudea, e fondiamo lo Stato di Israele. Se non c'era la Shoah cristiana, non c'era lo Stato di Israele. E se non c'era lo Stato di Israele, non c'era neanche Hamas, non c'era manco la strada. Ma la striscia di Gaza, l'inferno intera, ma l'inferno intera che sta nella striscia di Gaza. Prima c'è stato in Europa l'inferno intera con la Shoah. La Shoah ha riguardato 6 milioni di ebrei, la Shoah è avvenuta in territori cristiani, e mica è avvenuta, la Shoah mica è avvenuta in Giappone, mica è venuta in Cina la Shoah, mica è venuta in India, mica è venuta in Indocina, è venuta in territori cristiani, Padre Giulio Albanese, che facciamo? Beh, Padre Giulio Albanese, io qua mi fermo, Padre Giulio Albanese, qua mi fermo. Ricordo sempre che c'è il nostro caro Lucio Caracciolo, che come Prezzemolo viene chiamato dappertutto, anche se ne sbaglia tutte le sue profezie. Io invece sono Serafino Masone, finora non ne ho sbagliate manco una delle profezie, per il semplice motivo che io ipotesi non fingo su questo qua. Vedi Padre Giulio Albanese, vedi Carlo Caracciolo, io sono questo signore qua, va bene? Bene, cari, a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Masone.